Buongiorno. Sto cercando Antoine Breton e mi domandavo se lei per caso non fosse la figlia. Sono Beatrice Sobolewski. Sei tu? Vieni! Sorpresa di vedermi, eh? Whisky? Quanti anni hai ora? 49. Accidenti. Hai sempre dimostrato più della tua età, eh? Francis, un omelette con delle patate fritte e un bicchiere di rosso. Sei come tuo padre, tu. Mai un goccio d'alcol. Dimmi di lui, che cosa fa ora? È morto. Poco dopo che te ne sei andata. E tu cosa fai adesso? Hai l'aria così seria. Faccio l'ostetrica. Deve essere bello veder nascere tutti quei bambini. Cosa faresti se una persona del tuo passato piombasse nella tua vita? Qualcuno che ti ha fatto del male? Beh, cambio strada. Tu no? Quando sarò morta puoi buttarmi nella Senna se vuoi. Ti segnalo che la Senna sta tornando a essere pulita. Credevo fossi una principessa ungherese che avessi sangue rosso. A me è sempre piaciuto inventare delle storie, soprattutto quando qualcuno ci crede. Perché sempre quel muso lungo? Avevo l'impressione che ci fossimo ritrovate. Ci fossimo ritrovate. Sparisci per più di 30 anni e ora dovrei essere a tua disposizione perché hai bisogno di me. Rompi palle come suo padre. Sei bella quando t'arrabbi, ma quell'impermeabile non si può guardare. Te ne compro un altro. Non so più cosa pensare. Ne abbiamo combinate delle belle noi due. Vi va di fare un giro? Sarei stata felice di avere una figlia come te. Posso chiederti perché sei sparita da un giorno all'altro? Quell'impermeabile non si può guardare. Sì, lo so, me l'hai già detto. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al 10° posto Thor Ragnarok. Al 9° posto Spider-Man Homecoming. All'8° posto Baby Driver, il genio della fuga. Al 7° posto La Torre Nera. Al 6° posto Atomica Bionda. Al 5° posto Valerian e la città dei mille pianeti. Al 4° posto Kingsman, il cerchio d'oro. Al 3° posto Star Wars, gli ultimi Jedi. Al 2° posto Dunkirk. E al 1° posto rimane It. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito blog.screenweek.it. Ciao!